puntata di Intuito Femminile dedicata al concetto di materialismo. Quando incominciamo a svolgere la nostra esistenza, costruiamo in questo mondo che andiamo a creare tutta una serie di forme che non sono altro che esplicazioni della nostra coscienza, cioè sono proiezioni di quelli che sono i concetti che fanno parte dell'essere col profondo. La forma quindi ha una funzione di veicolare nel mondo del divenire, che è appunto il mondo delle forme, una serie di significati che fanno parte della coscienza. Questi significati racchiusi in una forma si trovano a vivere il senso del limite ed infatti come esseri umani, nella parte relativa alla nostra umanità, noi ci circondiamo di forme perché noi delimitiamo noi stessi. Anche il nostro corpo, la nostra fisicità non è altro che un contenitore di essenza. Cosa succede invece quando ci distanziamo dal nostro essere profondo perché ci attacchiamo essenzialmente alla forma e quindi diventiamo materialisti, ossia coloro che sono collegati, attaccati alla forma, ma che hanno perso il senso della propria esistenza stessa? Perché il materialista è colui che ha creato così tanta distanza tra l'essere profondo e la sua zona di comfort, che a questo punto dimentica chi è veramente e vive esclusivamente delle sue proiezioni, con le sue proiezioni, non uscendo dalla zona di comfort che egli stesso ha creato. Questa zona di comfort è anche condivisa da altri esseri umani, perché in questa zona noi vediamo che si sviluppa una socialità con una condivisione di regole che permettono la convivenza. Quindi colui che vive all'interno della zona di comfort, dimenticando se stesso, dimenticando la propria individualità e conformandosi ai condizionamenti della zona di comfort, è colui che tenderà ad avere una mentalità molto chiusa, anzi ad avere appunto una mentalità, cioè una serie di limiti, una serie di stereotipi che non vorrà nemmeno modificare, per cui tenderà ad essere anche conservatore. Se noi immaginiamo un collezionista, immaginiamo proprio colui che conserva delle forme. Il collezionista è un appassionato delle forme e degli oggetti e li racchiude in una stanza, in una bacheca e li tiene lì. Ciao, al prossimo post!